Al piccolo è venuta fame e sta sgranocchiando qualche avanzo che è rimasto nel nido. Il fatto che abbia fame è un buon segno. Io spero che la prossima volta che la madre porterà del cibo lì fuori dal nido, perché ultimamente è questo che fa, lui sia invogliato a scendere giù e a condividere coi fratelli il cibo che la madre vorrà portare, questo spero. Qui vediamo che la fame non gli manca. Forse deciderà di scendere, vediamo. Andiamo sull'altra telecamera. Eccolo lì, al centro, vicino all'obiettivo, con gli avanzi che stava mangiando. Vediamo se scende. Se scende, ha più probabilità di mangiare non appena uno dei genitori porterà qualcosa di commestibile. Il fatto che abbia fame e che si muova mi sembra un pochino più reattivo, un po' in ripresa. Ora deve solo mangiare perché il gozzo, l'ho guardato bene, è vuoto. Eccolo, eccolo, è sceso. Buon segno, buon segno. Forse troverà qualcosa da spiluzzicare, ma... Siccome dice che i genitori non perdono mai di vista il nido, sono lontani o non molto lontani, comunque non perdono di vista il nido. Quindi chi lo sa, può darsi che vedendo la scena si persuadano a portare qualcosa. Intanto uscendo fuori dal nido ha più possibilità di trovare qualche avanzo. Soprattutto ha più probabilità di partecipare al pasto non appena il pasto arriverà. Per un attimo abbiamo visto la testa bianca del fuggitivo, lo vedete? Ogni tanto compare lì a destra. C'è anche l'altro fratello, sono in due laggiù in fondo, credo, credo, non lo so. Uno c'è di sicuro laggiù, si vede quella testina che si muove. Ora metto la pausa. Si sente pigolare forte, come quando si contendono il cibo o come quando intuiscono la vicinanza della madre che sta per arrivare, ma non lo so. Eccolo, quell'altro, come sono goffi però e simpatici, eh? Grande pigolio. Qualcuno ha visto un genitore forse. Oppure è il piccolino che è sceso dal nido, che ha fame e reclama il cibo. Non si sa da chi viene questo pigolio. Credo che voglia ritornare nel nido. Si è ricordato che c'era qualche avanzo nel nido. Visto che la mamma non arriva, infatti se lo sta guardando questo avanzo.
che non ha molta carne attaccata, eh. Non è molto appetitoso, ma meglio che niente. Si vede l'anello, forse gli dà fastidio l'anello. Mettiamo la pausa. Ecco sulla sinistra che si affaccia il fuggitivo, quello che per primo scese dal nido senza più risalirvi. Da allora non abbiamo più avuto il piacere di vederlo dentro il nido. Non sappiamo nemmeno se è capace di risalire. Eccolo lì. Alla sinistra si vede il petto e la testa, mentre si rassetta le piume. C'è molto vento a Milano, è piovuto, sta piovendo forse ancora. Anche a Firenze c'è stato un breve temporale stamattina. E niente, c'è un po' di vento. Il piccolo è ritornato dentro al nido. Tutte e tre, anzi tutte e quattro, anche se il quarto non si vede, sembrano in attesa della pappa. Eccolo camminare di nuovo. Vedete l'anello? Si vede benissimo ora, eh? Eccolo lì. Eccolo l'anello. Di metallo inalterabile. Vediamo cosa succede. Sono tutti in attesa. Questo che vedete nel nido fa parte della coppia nata da ultimo, quindi è il gemello, si fa per dire, di quello lì bianco. Quello bianco ha guantato qualcosa. Non ho fatto in tempo a inquadrarlo, aveva qualcosa nel becco. Un avanzo, niente di che, ma quello dentro al nido guarda con molto interesse per vedere se è il caso o no di saltare di sotto. Ha messo la testina sotto l'ala e sta dormicchiando. Gli altri tre sono fuori, ma noi ne vediamo solo due. Questa inquadratura dalla webcam numero 1, che adesso è diventata la più schifosa, ne vediamo soltanto 3, quello che dorme dentro al nido e gli altri 2. L'altro supponiamo che sia a spasso. Vuole salire su ed eccolo, è salito. Quello bianco non ci pensa nemmeno. Bisogna considerare che questo nido gli dà un senso di conforto perché è lì che sono nati, è lì che la madre li proteggeva e questa specie di imprinting è rimasto. Se volete vedere bene l'anello, eccolo lì. Beh, ora si è spostato, non si vede più, ma credo che l'abbiate visto bene.
Beh, ho già registrato 10 minuti, non succede niente e quindi mi fermo qui per il momento.